Oggi trago la occasione che mi dà il computer quando, avendolo acceso alle 7:47, io mi sono messo a studiare la serie aurea alla luce dei valori primi. I numeri primi a che cosa corrispondono? Alla libertà che il sistema rappresentato dalle quantità possiede in relazione a due condizioni che con i numeri non c'entrano molto. C'entrano però con le quantità. Cerchiamo in primo luogo di capire che cosa ha un numero primo di diverso nei confronti di un altro numero che non è primo. Prendiamo un rapporto. 10 mezzi si risolve in una divisione, se noi vogliamo dividere, che porta al risultato che ciascuno di quei due riceve un 5. Quindi un numero che non è primo accetta, per qualche numero, di essere semplicemente il multiplo di quel numero. Il numero primo, invece, serve soltanto a se stesso, perché il numero 11, per essere numero 11, è 11 come numeratore e 1 come denominatore, è 11 unità. Ebbene, queste 11 unità sono tali da servire e lasciarsi dividere esattamente soltanto o da 11, che è il numeratore, o da 1, che è il denominatore. Non accetta di essere diviso per nessun altro. Vediamo la differenza che esiste tra 10, che accetta di essere diviso per 2, e 11, che non accetta di essere diviso per 2. È che la quantità di 11 mezzi, visto che 11 è un numero primo, lascia sempre un valore che non accetta di essere diviso. Infatti, 10 su 2, interni agli 11, accettano la divisione. Ma c'è un 1 di resto. Tutti i numeri primi hanno sempre un resto, a meno che non siano divisi o per se stessi o per il numero 1. Ma cerchiamo di capire esattamente cosa significa avere un resto in questa divisione. Significa che quello che è il resto di fatto è un valore che esiste in principio, ossia come un valore che c'è e che non accetta di essere diviso. Per la parte residua accetta di essere diviso, ma solo per la parte residua. Nel caso specifico di 11 mezzi, il valore che non accetta di essere diviso nel numero primo 11 è proprio il valore 1, perché dà un resto non diviso, che non si può dividere, è indivisibile.
Il resto rivela il primato che ha questo numero proprio perché non accetta di essere diviso. Ora vediamo per che cosa potrebbe essere diviso e in che modo si avvalora la sua divisione. Immaginiamo che 11, invece di essere diviso per 2, venga diviso per 3. 11 diviso per 3 determina il 3 per 3, 9, che ci sta nell'11, e non il 4 per 3, 12. Quindi è diviso esattamente il 9 dentro di quel numero 11 e dunque c'è un resto di 2. A questo punto, nella relazione tra 11 terzi, il valore che esiste in principio è il numero 2, quando il denominatore è 3, e il valore 3 accetta per nulla di essere diviso. Invece il numero 2, scusatemi, accetta di non essere diviso. Infatti abbiamo 2 più il rapporto diviso tra 9 terzi. Quando abbiamo vari divisori, come per esempio il 4, il risultato è diviso per 2. 2 per 4 fa 8. Il resto è 3. Allora 11 messo in relazione di divisione con il 4 rivela un 3 che esiste in principio e lascia dividere soltanto la parte residua. Come si vede, a seconda dei numeri con i quali il numero primo entra in un rapporto di divisione, lascia sempre in principio per se stesso un contenuto e la divisione riguarda solo la parte residua. Il valore che non accetta di essere diviso è il valore che si comporta realmente da valore posto in principio di quel rapporto. Noi lo vediamo come un valore residuo, ma quel residuo di fatto è ciò che caratterizza il primato di quel numero che non accetta mai di essere scomposto esattamente, lascia sempre un valore posto in principio. Capito dunque in che cosa si diversifica un numero, che sia primo oppure no? Si diversifica proprio dal fatto che i numeri primi, rispetto alla parte che accetta di essere divisa, rivelano una parte che non accetta in alcun modo di essere divisa. Ora possiamo pure tornare a quella relazione che stavamo vedendo prima. Le due serie di Fibonacci che vediamo in sostanza, una fatta a partire dal 10, ossia che esprime la serie di Fibonacci a partire da 10 volte. Quindi abbiamo 10, 10, 20, 30, 50, 80, 130, eccetera. E abbiamo la serie invece discendente qui, che parte da 999 e scende per il valore 618 della sezione aurea, laddove il valore della sezione aurea è quell'1,618 che è reso per 1000
e diventa 1000 uno dei due gemelli e l'altro 618. Il valore 1000, che ha una parte residua che lo riguarda, in sostanza, se è intero solo in 999 unità, perché l'intero 1000, quando lo presentiamo in termini di valore unitario, diventa 999 unità, altrimenti le 1000 sono un valore assoluto. Unitario si presenta come 999 unità o, se vogliamo, 1001 unità, allora è uguale a 1000. 999 unità meno 618 determina 381, 618 meno 381 determina 237, 381 meno 237 determina il 144, che vedete esiste anche nella serie di Fibonacci quando si moltiplica per 10, 1440, lo vedete il valore lì. Andando a riscontrare i due valori, quello elevato a 10, quindi a livello divino, perché quando un valore noi lo eleviamo a 10, lo eleviamo alla totalità di presenza del ciclo, quindi a un contenuto totale. Se noi intendiamo Dio come il totale, ecco, un numero moltiplicato per 10 in linea si adegua al totale. Riscontrando i valori, scopriamo che quello che manca dentro la serie che io ho chiamato di Amodeo, perché è quella che io ho ricavato proprio partendo da 999 unità e togliendogli poi le 618 che fanno parte della sezione aurea, per come risulta dalla formula matematica di 1,25 elevato a 0,5 più 0,5. Vediamo che c'è uno strano risultato. Da 30, che è il valore completo del cubo di lato 10, che è completo quando ci sono tutti e tre e diventa 30, il 9, che è la visione unitaria del 10 quando diventa 9 unità, è contenuto per 21 volte, quanto 30 meno 9, 21. E allora abbiamo tutto il movimento che esiste come 7 più 7 più 7 nelle tre dimensioni dello spazio. Ebbene, io ho avuto mio padre nato il 7/7 del 1907 e chiamato Luigi Amodeo. Il valore 50 meno 42 determina il valore 8, ma questo valore 8 non rientra tanto in questo schema, perché il valore successivo, che è 51, riscontrato a 80 determina 29, che è un numero primo. Il 130 meno il 93 dà 37, che è un numero primo. 210 meno 144 dà 66, che non è un numero primo. 340 meno 237 invece dà 103, che è numero primo. Leggiamo quello che ho scritto. I numeri primi, 10 relativa alla serie di Fibonacci meno Amodeo. La serie crescente di Fibonacci che parte da 10
riscontrata dalla serie decrescente di Amodeo, che decresce dalle 999 unità di Miglia e dal 618 della sezione aurea 1,618 estesa per Miglia, mostra come, a partire da due serie senza alcun numero primo, si riscontra la serie dei primi 29 più 37 e 103, che sono i soli tre che fanno parte di questo gruppo all'interno di Miglia e che contengono tra di loro un 66, dato dalla somma dei due primi gemelli 29 e 37, e io li chiamo gemelli proprio perché sono i primi gemelli di una serie che è data dal riscontro delle altre due, e cresce proprio così, perché 21 più 29 fa 47. Vedete, c'è l'errore. Non è 21 più 29 fa 47, perché è 50 meno 42. 8 più 29 fa 37. Ma io ho saltato 8 per uno scopo. Perché anche il 66 è saltato in questa serie che vedete. 8 praticamente rappresenta il valore dualistico, 2 elevato a 3. 21 invece rappresenta proprio lo spazio in tutto il suo movimento, e io l'ho voluto evidenziare perché è il giorno natale di mio padre, 7-7 del 7. Il 103, che è l'altro estremo, riguarda il nome di mio padre, Luigi Amodeo, che nel valore numerico del termine Luigi vale 54, nel termine Amodeo vale il 47, dato da 1 per la A, 11 per la M, 13 per la O, 4 per la D, 5 per la E, 13 per la O, dando un numero di ordine alle lettere sostituite dal numero d'ordine. Per cui Amodeo, 1 più 11 più 13 più 4 più 5 più 13 è uguale a 47, numero primo. Luigi, 54, è la somma di 10 più 19 più 9 più 7 più 9, 54. E 54 più 47 uguale 101, numero primo. Ma Luigi Amodeo è uno solo, si deve aggiungere a un 2, il quale 2, quando è in potenza cubica, è 8. Ecco allora perché è saltato quell'8, perché praticamente raggiunge il 29 quando il padre, 777, si somma al cubo di 2. In linea, invece, quando non si somma al cubo ma si somma in linea, allora si somma all'altro numero primo, che è 101. E vedete, 101 e 103 sono due numeri primi che riguardano proprio 101, il nome dell'unico mio padre, e il 2 è quel 2 che si aggiunge a mio padre e determina il 103, che è il valore crescente immediatamente di quei quattro valori messi in serie 29, 37, 66 e 103, che formano una serie aurea a quattro valori, di cui uno non è primo. Tre sono gli unici tre numeri primi che esistono all'interno dei Miglia, ma anche più dei Miglia,
perché io ho esteso questa serie oltre il 999 e anche 1617 non è un numero primo perché è divisibile per 3. Gli altri sono pari e quindi hanno il numero 2 come divisore. È straordinario che questo insieme a quattro dimensioni abbia tre che non accettano di essere divisi e uno su quattro che accetta di essere diviso. Però è tutta l'energia che esiste. Essa accetta di essere divisa, tutta l'energia che esiste. Perché 66 è dato da 11, che è il numero primo, il quale però esiste per 6 volte. Alla base del numero 66, dunque, anche del 66, c'è il numero primo 11, il quale però è un numero primo che esiste simultaneamente in tutte e quattro e sei le componenti dei versi 6 che compongono lo spazio. Quindi 6 volte 11 mostra in 66 un super primo, il quale è primo per 6 volte e si presenta come 66. È un valore che non è primo semplicemente perché accetta di dividersi per il numero 11 che è il primo e è un valore primo che esiste nel verso che dà la presenza di tutto ciò che esiste come 10 su 1. E vedete dunque a questo punto come questi quattro numeri qui sono formidabili sotto il profilo del primato. 29 è il valore che è assegnato al termine Rho, quando è un valore che va assegnato in termini binari. E allora risulta essere la somma di un 13 più un 16, in cui abbiamo da una parte il 3, che è un solo verso nell'universo, dall'altra parte abbiamo un 6 che aggiunge al verso in positivo anche il verso in negativo. Il 3 si sposta interamente di 10 e assume il valore 13. Si sposta il 6 interamente di 10 e assume il valore 16. La somma di tutti questi due valori è data da R e O. R vale 16, O vale 13 e il Cristo, Chi-Rho, è un 29 che se lo moltiplichiamo per la X, che la intendiamo proprio come il 10 romano, diventa 290. E che cosa indica a quel punto? Indica che abbiamo un 10 presente nel 300, ossia nella Trinità totale 300, che si muove per tutto lo spazio che rimane e vale 290. Quando questo lo esprimiamo non a livello di Dio 10, ma di unità all'interno del Dio 10, è il valore 29, che è tutta l'opera di Dio, 7, fatta come 7 per 4, 28,
sommata alla sua unità, perché 28 unità, ossia tutta l'opera di Dio, più il sabato di Dio è il 29 ed è un valore primo che proprio si rivela come il privato, il primato del sabato di Dio nei confronti di tutta l'opera 7, una e trina. 7 per 4, 28, più 1, 29. Quando aggiungiamo il numero 37, in sostanza aggiungiamo un valore che, se lo vogliamo riferire a un nome di Dio, dobbiamo riferirlo al dio Amon dell'antico Egitto, che è costruito con la A, che è il numero 1, con la M, che è il numero 11, con la O, che è il numero 13, e con la N, che è il numero 12. Il totale viene 37, ma Amon o Mano è la stessa quantità, solo che è girata in un modo tale che il dio Amon si rivela come la mano di Dio. E Romano, proprio la sequenza del 29 più 37, mentre sono due numeri, aggiungendo i due concetti uno dopo l'altro, nella somma si arriva a 66, che è poi proprio il valore di Romano, che è quel valore 66, che è il super 11, perché è 11 in tutte e sei i versi, essendo 66. Il valore che viene dopo è il valore del padre, ma non solo del padre, perché il padre nel nome è 101, numero primo, ma si aggiunge all'altro numero primo, che è il 2, e diventa il numero primo 103. Quindi nel padre Luigi Amodeo, che va sommato al dualismo del figlio, abbiamo proprio questo valore 103 che rappresenta in altro modo il termine 130, che fa parte del numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della serie divina, nella serie di Fibonacci, la quale serie arriva a 130. Quando il 130 si sovverte nelle due ultime cifre e il primo finisce per secondo, quindi non abbiamo più 100 più 30, ma 100 più 0,3, abbiamo un valore trascendente, perché in sostanza che cosa si è aggiunto al 103 per farlo diventare 130? Si è aggiunto un 3 per 3 per 3, un 27. Quindi quando noi abbiamo 103 ricavato dal 130, abbiamo un 130 al cui interno esiste un 3 per 3 per 3, che poi è simile al 7 più 7 più 7 che componeva il 21. E quanto manca al 10, solo che questa volta si moltiplicano tra di loro i 3. E 3 per 3 per 3 uguale 27 esiste nel 130 e si sposta esattamente e soltanto di 103. Ora, tutti questi valori che si rivelano primi, parlando in relazione al padre, il 103 è un super primo, perché è dato dal primo, che è Luigi Amodeo, 101, che si somma a un altro primo, che è il numero 2, e insieme, nella loro somma, formano un numero primo, che è il 103. Questo è un super primo,
per ottenere il valore 66 dell'energia, a questo super primo va tolto la mano, ossia va compreso dentro questo super primo un Dio Amon, o se volete una mano di Dio che vale 37, tanto che tutto il movimento di questa divina mano vale 66 ed è la totale energia di Dio. Ora, queste sono le serie che creano la realtà e i numeri che la creano sono questi. Vediamo che questi primi, che sono in un certo senso tre per come li vediamo, ma di fatto sono quattro, perché il 103 è la somma di 101 più 2, che sono altri due numeri primi, quindi qui abbiamo 101, abbiamo 2, 101, poi 29 e 37. Abbiamo proprio una trinità che è una quaterna, ma in tutto questo insieme il potere di tutto ciò si avvale proprio anche a livello di nomenclatura in quella che è la fila che vediamo, che è quella che abbiamo sottratto e quella che abbiamo ricavato dal 999. Perché per ottenere il 618 occorre togliere dal 999 il 381, che è tutto il valore dei sei nomi che io possiedo: Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo, valgono 301, 81. Sottrarre 381 a 618 porta al 237, che sono tutti i nomi che ho io, al di là dei primi due. Quindi, a parte i primi due, che sono Romano, Antonio, gli altri, che sono Anna, Paolo, Torquato, Amodeo, valgono 237. Io ho tralasciato solo i primi due, che sono Romano, Antonio, che valgono 144. Per cui, come vedete, in questa parte che io ho evidenziato in rosso, c'è una parte prima, una parte seconda, che costituiscono l'intero nome. 144 sono i primi due valori, 237 sono gli altri quattro. La loro somma è 381 ed è tutto quanto il valore del nome. È la stessa cosa ottenuta dal Rho più mano, che diventa Romano. Nella sintesi, quando andiamo a tirare fuori i numeri primi, abbiamo proprio quella mano che è quella che nasce come cinque dita in Genesi 38. Genesi 38 riguarda due gemelli che sono nati. Sono, in sostanza, uno nato nel 38, la cui genesi è proprio nel 38, nel mese di gennaio, come Genesi, come libro primo della Bibbia. Genesi 38, 1:38. Quando il primo di 1:38, secondo la narrativa che c'è nel testo, viene posto per ultimo, diventa 381 e lo vedete in rosso nella riga di mezzo. 381 è la lunghezza dell'arca di Noè, che misura 300 di lunghezza, 300 cubiti, 50 di larghezza, 30 di altezza e 1 di altezza del tetto. Questi dati sono scritti chiaramente in Bibbia. Cos'è la arca di Noè? Arca è la casa di Ar, o se volete del dio Ra, il dio del sole. Questa casa
di AR, è quella della salvezza, è l'arca dell'alleanza, è quell'arca in cui trova rifugio tutta la vita. Quando arriva un tempo in cui c'è un generale marasma di idee, di convinzioni, di persuasioni, tali che sembra vero tutto e sembra sbagliato ogni cosa, come nella tragedia greca, a un certo punto esce il Dio e detta legge. Ebbene, accade la stessa cosa. Entra in scena l'arca di Noè e tutte le verità e tutta la vita delle idee che entrerà a far parte dei valori di questa arca si salvano perché sono riconosciuti veri. Tutti gli altri sono destinati ad annegare. Il vero diluvio universale descritto in Bibbia è questo. È tutto ciò a livello di verità, di idee, che non rientra nell'arca, ossia in questo valore di 381, che è quello che regola la sezione aurea, perché è quello che, tolto alle 999 unità, riduce il valore a quel 618, tale poi per cui i due valori residui, il primo 999 e il secondo 618, entrando in relazione reciproca, smascherano nel 381 il valore che aveva ridotto il 618 a 618 il 999. L'attore di tutto questo è il 381, il quale poi si scompone in Romano Antonio e in Anna Paolo Torquato Amodeo. Il primo vale 144, il secondo vale 237. Ma quando andiamo a riscontrare tutto questo con la serie di Fibonacci moltiplicata per 10, ossia elevata a Dio, allora saltano fuori proprio i valori di Romano. È quella mano che esce dalla vagina di una mamma e rimane lì, fuori, a fare il saluto romano, o se volete a dare il 5, e sta lì a salutare il mondo. Quel 5 che voi date in segno di saluto a mano aperta o a pugno chiuso, ebbene, dato il 5, non succedeva nulla, non veniva fuori nessun bambino. Nulla nasceva. Allora la nutrice, che osservava la cosa stranissima di questa nascita con una mano, prese un filo scarlatto, lo legò attorno alla mano per renderla identificata. Fu a quel punto che la provvidenza, avendo dato un segno di chi era il primo, annullò quella nascita. Fu una nascita pro forma di una mano. Assegnata a chi? Assegnata al padre, che non c'era vivo, perché il padre, lo sposo di Tamar, era morto. Si chiamava Er. E, morto Er, il padre aveva dato in sposa a Tamar il secondogenito, che si chiamava Onan. Er più Onan fa Ronan, quasi romano. Ronan è una N che vale 12, mentre la M vale 11. Ronan vale un Roman. E
questo un roman forma insieme una cosa sola, un tentativo solo di dare eredità a Tamar. Ma tutte e due sono fatti fuori dal Signore. Nonostante ciò, la sposa non si rassegna e allora si fa rendere feconda dal padre dei due morti, il quale si chiamava Giuda, e da Giuda, sposato a Tamar, vengono fuori due gemelli, ma sono assegnati al marito di Tamar, nel tentativo congiunto fatto anche da Onan, e gli estremi congiunti di Er e di Onan sono proprio quelle lettere Er e O che determinano insieme il 29. Il Ro non me lo invento io, è nella quantità di sposi che ha avuto Tamar la congiunzione degli estremi Er-Onan. Er e O sono gli estremi congiunti in cui l'ultimo di Er è congiunto con il primo di Onan. E Ro figura il padre. Ro, il padre di quella mano. E se la Bibbia non indica con tutto questo un romano come il soggetto in questione, allora dobbiamo soltanto andare all'altro gemellaggio che era stato scritto prima in quell'altro dei capitoli. Il capitolo sempre del primo libro, 1, in Genesi 25. In Genesi 25 c'è un altro gemellaggio. Da quest'altro gemellaggio viene fuori proprio il nome di Gesù, combinato con la G di Giacobbe e Esù di Esaù, in cui Esaù, che contiene la A del primato, perde il primato. Rimane solo Trino Esaù e la G davanti a Esù forma chiaramente il nome Gesù. Il valore di Genesi, il 25. Il libro 1, ma laddove il primato sta in chi è ultimo, ecco che esce prima chi è nato il 25, ma del mese 12. Chi è invece nato il 25, ma del mese 1, ed è il vero primo, questi apparirà per secondo. E che nome prenderà? Prenderà proprio il nome del padre, Luigi Amodeo. E Amodeo, il cognome, salterà fuori proprio da Edom, il quale Edom, che aveva ceduto la sua primogenitura, si chiama Edom non perché fosse il suo nome era Esaù, ma quando cedé la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie rosso, fu chiamato Edom perché rosso era il colore delle lenticchie. Il suo nome vero, Esaù, fu invertito in Edom. Ma se noi non accettiamo che sia invertito, dobbiamo rovesciarlo, e rovesciare Edom determina Modè. E quando uno è Edom da cima a fondo, come Esaù, che è Es dalla A alla U, allora è A Modeo, è Amodeo, è quel 47 che è un altro numero primo, che se lo vedete bene, che numero primo è? Proviamo a contare 47, che numero primo è?
Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il sedicesimo. Il sedicesimo numero primo, come la R, numero 16, è il 47. R 47 è il valore 16 del numero 47 uguale a Amodeo, che è importantissimo come sedicesimo. Perché? È perché determina tutta la creazione 7 del Dio 10 più 30. Quando andiamo a vedere che numero è il numero primo dei due che abbiamo avuto, che è il 29, scopriamo che il 29 è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il 29 numero primo è 11, è proprio nel segno del numero primo 11 che poi per 6 volte diventa 66. E il 37 è il numero primo 13, vale 37. Tra di questi primi c'è in mezzo un 31. E questo 31 che cos'è? È la Trinità di Dio, 30, assieme alla sua unità. E vedete bene come c'è tanto dominio da parte di Dio con il sistema numerico che la posizione dei numeri primi, mentre per noi non ha trovato nessuna legge, determina invece la legge che rivela che cosa fa Dio a suo insindacabile giudizio, perché il sistema numerico che accetta di essere diviso o no va al di là del ciclo numerico che noi mettiamo in campo, perché quando avessimo non dei numeri, ma degli oggetti tipo tanti cubi che noi non contiamo nemmeno e cerchiamo di raggrupparli in modo tale che siano raggruppati esattamente, noi scopriamo che i numeri primi non accettano di essere raggruppati in nessun modo, perché o esistono nel loro insieme o esistono uno per uno. Non è possibile prendere quegli oggetti senza che nemmeno noi li calcoliamo con un numero, considerandoli semplicemente come dei gruppi, che andiamo a dividerli in gruppi che siano uguali. Noi non scopriremo la possibilità di dividere i numeri primi in gruppi che siano uguali. Definito un certo raggruppamento, ci sarà sempre un valore primo che non accetta di essere diviso, mentre tutta la parte residua accetta di essere divisa. E caso per caso, quello che resta di indivisibile è chi comanda rispetto a quella divisione. Il valore residuo è il comandante della perfetta divisione che viene dopo e dipende dalla divisione, dipende dai gruppi in cui si vogliono dividere, quale sia il valore del numero primo che comanda. Ora, capito che il numero primo è un numero che va al di là del ciclo, perché con il sistema numerico rappresentativo non c'entra in nessun modo. È un valore intrinseco che permette al sistema numerico una autonomia rispetto a qualsiasi sistema numerico noi si adotti per misurarlo. I numeri primi corrispondono proprio al volere totale del sistema numerico
di accettare o no le dimissioni in un caso o nell'altro. Chi detta legge nella progressione è proprio il valore intrinseco. Ma vediamo un po' di capire all'interno di mille se c'è una ragione per quanti siano i numeri primi contenuti nel mille. E allora li contiamo. Vediamo benissimo che nel disegno qui sono su righe che hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 righe in larghezza e in altezza sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vedete, sono 13 per 13. Il prodotto di 13 per 13 a che cosa arriva? Tanto per sapere quanti sono. 13 moltiplicato per 13 determina la quantità di 169. E qual è il numero che viene dopo il numero primo 103, che è il terzo che abbiamo visto? È il numero 169. Vedete in che modo tutto questo sistema numerico comanda? Arriva perfino a fissare che sono 169 i numeri primi contenuti nel principio di 1000. Quindi abbiamo che mentre 66 è tutta l'energia, 103 indica tutto il movimento del sistema cubico dato quando il 3 si muove di 100, e 169 sono tutti i numeri primi contenuti in 1000. Insomma, con il sistema numerico non si scherza. Il Signore fissa i suoi primi con una logica talmente costrittiva che poi è proprio grazie ai numeri primi che li fa esistere. E tutti i primi sono asserviti a che cosa? A presiedere a delle divisioni perfette. Come abbiamo visto con il numero 11, il numero 11, quando noi entriamo in un campo dualistico, presiede con l'unità alla divisione di 10 mezzi e presiede al risultato 5, che sono poi quelle 5 dita della mano segreta di Dio.